Ciao a tutti, benvenuti ancora una volta a Condominio Terra. Come ormai una consuetudine, sentiamo il videomessaggio di oggi. Ciao Alicia, si parla tanto di crisi e gli stipendi sono sempre più bassi. Le spese sono tante però. Cosa possiamo fare per diminuire almeno le bollette domestiche? Grazie, Giuseppe. Grazie Giuseppe per la tua domanda, molto interessante, soprattutto perché il risparmio sulle bollette è fondamentale dal mio punto di vista per due ragioni. Primo ovviamente quello economico, però poi scopriremo che è anche importantissimo per il risparmio proprio del condominio terra in cui viviamo. Ma le persone nella loro quotidianità che cosa fanno per risparmiare energia? Sentiamo che cosa ci ha risposto la gente. Cerco di spegnere sempre le luci quando non ne ho bisogno. Per la luce ho comprato le doppie spine con l'interruttore e quindi i televisori non sono in stand-by. Di usare il meno possibile il riscaldamento e di eliminare la luce quanto che non serve, quando si passa da una stanza all'altra. Ho cambiato gli elettrodomestici e ho preso dei classe A, questo sicuramente. Ho tutte le lampade a basso consumo, tranne qualcuna che sta accesa pochissimo. Cercare di limitare l'uso delle lavastoviglie quando non è carica, e poi pieni di lavatrici. Consumo acqua, luce e corrente elettrica solamente quando necessita, poi curo che i rubinetti siano spenti e non gocciolino. Allora, abbiamo sentito che la gente certo fa un po' di tutto per risparmiare, però secondo me le idee sono ancora poco chiare. Per questa ragione, soprattutto adesso che siamo in estate, fa caldo, si consuma acqua, aria condizionata e si utilizzano ancora di più forse gli elettrodomestici, per questa ragione ho invitato Mauro Spagnolo, grazie Mauro di essere Buongiorno, qui con noi. Grazie a te, Alicia. Direttore responsabile di rinnovabili.it, un quotidiano di informazione proprio sulle fonti rinnovabili, quindi un grande esperto di risparmi energetici. Mauro, che cosa suggeriamo alle persone? Partiamo dall'acqua? Sì, l'acqua innanzitutto diciamo che è l'elemento più importante per la nostra vita e quindi è assolutamente essenziale e razionalizzarne l'uso, non solo per la nostra società ma anche per altre zone che nel mondo sono in grave emergenza. Da questo punto di vista noi possiamo fare anche delle piccole azioni all'interno della nostra famiglia e della nostra abitazione senza rinunciare assolutamente a nessuna prestazione, a nessuna abitudine a cui noi siamo oramai molto legati. Quindi insomma, oltre al discorso morale che dovremmo risparmiare per rispettare una preziosa risorsa del nostro pianeta, si deve fare anche economicamente. Assolutamente sì. E da questo punto di vista vorrei proporre, ad esempio, l'uso di questi piccoli apparecchi che si chiamano riduttori di flusso, che vengono applicati all'imboccatura di ogni rubinetto e che in pratica consentono l'ingresso all'aria che entra in miscela con l'acqua e quindi senza ridurre minimamente il flusso dell'acqua noi abbiamo un fattore di risparmio notevolissimo fino al 50%, alla metà dell'acqua, senza neanche, possiamo dire, accorgerci. Vogliamo un esempio? 10 litri d'acqua per lavare i denti di un bambino. 10 litri d'acqua? Infatti sembra incredibile, sì. Con questo apparecchietto se ne consumano appena 5. Che sono sempre tanti comunque. Che sono tantissimi, ma possiamo anche parlare di un fattore di risparmio economico, perché se a questi apparecchietti li colleghiamo al rubinetto dell'acqua calda, ad esempio, noi risparmieremo anche l'energia per riscaldare l'acqua e quindi quell'energia dell'acqua che non abbiamo utilizzato, che noi abbiamo quantizzato in circa 50 euro di risparmio per famiglia l'anno, semplicemente con l'energia risparmiata dell'acqua calda. Ho capito. Per quanto riguarda la doccia, si può utilizzare sempre un riduttore di questo genere più ampio? Assolutamente sì, questi riduttori sono praticamente prodotti dalle stesse aziende che fanno i rubinetti, quindi troverete per qualsiasi rubinetto voi abbiate in casa l'apposito riduttore. Allora, io mi permetto di suggerire: quando uno lava i denti, quando si insapora insomma tutta la bocca, può anche chiudere l'acqua, perché qualche altra persona, anche tu me l'hai detto prima della nostra trasmissione, suggerisce di chiudere l'acqua mentre ci insaponiamo sotto la doccia. Sei proprio convinto di questo? Uno muore di freddo poi? No, non sono troppo convinto, perché questo ad esempio in alcune stagioni è possibile e avremo un fattore di risparmio ancora più spinto,
però io non arriverei a proporre questo, mi basterebbe dire per i denti assolutamente sì, montate questi riduttori che costano pochissimo e fanno risparmiare anche molto. Mauro, tu hai portato anche questo cassettina, com'è che si chiama questa cosa qua? Beh, questo è un sistema di sciacquone per il nostro water con doppia vaschetta, sì. Cioè in funzione dell'utilizzo che noi facciamo possiamo azionare o questo bottone che è quello della vaschetta principale, 12 litri, o questo più piccolo che è la vaschetta secondaria che sono 3 litri. Pensate che differenza di utilizzo di acqua abbiamo semplicemente con un dito azionando un bottone o azionando l'altro. Quindi questo è un fattore importante. E tu hai detto che una famiglia media riesce a risparmiare circa 50 euro l'anno. Quindi risparmio economico e soprattutto rispetto per una risorsa preziosa. Assolutamente. Che qualcuno poi sta anche dicendo non essere infinita, quindi dobbiamo ricordarci questo. Assolutamente, io fra l'altro non arriverei a proporre cose che qualcuno ha detto di lavarsi di meno oppure di... ma bastano questi piccoli comportamenti virtuosi a farci risparmiare davvero tanto. Mauro, però voglio anche ricordare i condizionatori d'aria. Estate, fa caldo, un sacco di persone negli ultimi anni hanno acquistato i condizionatori, soprattutto nelle grandi città, e a parte che bisognerebbe utilizzarlo con una temperatura un pochino meno bassa, perché non abbiamo bisogno di avere 18 gradi in casa, però soprattutto anche il minor utilizzo del condizionatore ci può far risparmiare tanto, è vero? Assolutamente sì, noi abbiamo stimato che basta un'ora di meno nell'arco dei giorni dove fra l'altro occorre condizionare l'aria, perché non sono tutti quelli dell'anno, certo, per avere un fattore di risparmio di circa 60-70 euro l'anno per famiglia, oltre ai discorsi di risparmio ambientale. Se invece, consentimi, dobbiamo acquistare un impianto nuovo, perché magari il nostro è vecchio e non l'abbiamo mai avuto, consiglierei di orientarci verso un impianto ad alta efficienza, cioè quegli impianti di climatizzazione che oggi sono particolarmente efficienti e quindi risparmiano fino al 30-40% di energia rispetto a quelli convenzionali a parità di prestazione. Quindi impianti ad alta efficienza, ovviamente anche per quanto riguarda i nostri elettrodomestici di quotidiano consumo, certo, utilizzo, quindi lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi. Allora, mi puoi dire come risparmiare? Abbiamo visto che è importantissimo, quando guardiamo le etichette, scegliere che cosa? Beh, la classe di appartenenza energetica, come vedete la qui... La migliore è la A, giusto? La migliore è la A e la peggiore è la G. Abbiamo 7 categorie di consumo energetico a livello internazionale. Chiaramente chi si orienta verso la A o la A+, avrà maggiore efficienza energetica, quindi miglior risparmio a parità di condizioni. E con un incremento di costo all'acquisto che è veramente minimo, e più passano i mesi e gli anni, più questo incremento è davvero inesistente. Quindi consiglio veramente di cuore di orientare le scelte verso le classi A e A+. Adesso però, in ultima analisi, Mauro, facci capire quanto abbiamo risparmiato se siamo diventati così bravi. Beh, ecco, possiamo sintetizzare, diciamo, i risultati acquisiti dalla nostra famiglia tipo se noi riuscissimo ad adottare queste piccole consuetudini virtuose. Potremmo risparmiare, una famiglia media in un anno, 1500 kWh, che equivale a dire 290 euro di risparmio economico e 835 kg di CO2 o gas climalteranti risparmiati all'atmosfera. Vorrei aggiungere che questo risparmio di gas climalteranti è anche equivalente a 2500 metri quadrati di foresta risparmiata. Addirittura. Cioè la nostra famiglia tipo, con il suo atteggiamento virtuoso, in un solo anno ha risparmiato l'equivalente di 3 campi e mezzo di calcio alla devastazione della foresta. Cioè, avete capito bene? Con questi comportamenti virtuosi possiamo risparmiare quanti campi? 3 campi e mezzo. 3 campi e mezzo di calcio, di foreste, di piante, di alberi. Quindi, insomma, pensiamoci bene, perché con i nostri comportamenti possiamo migliorare la salute del nostro condominio terra. Grazie tantissimo a Mauro Spagnolo, a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Ci vediamo la prossima volta.